Contro Gesù si è scatenata l'offensiva finale di tutte le forze dell'istituzione religiosa. Ma ogni volta Gesù ne esce vincitore, anzi, commenta l'Evangelista, chiudendo le risposte che Gesù dà ai suoi rivali, ai suoi nemici che tentano di discreditarlo. Scrive l'Evangelista, le folle erano colpite dal suo insegnamento. Ecco allora il brano di oggi, Matteo 22, 34, 40, l'attacco dei farisei che tornano di nuovo all'attacco contro Gesù dopo essere riusciti sconfitti dalla trappola che avevano teso sulla tassa da pagare a Cesare. Allora i farisei, avendo udito che egli aveva chiuso la bocca ai sadducei, si erano rivolti a Gesù per ridicolizzare la teoria della risurrezione. Ma anche questa volta erano rimasti sconfitti dalle risposte di Gesù. Si riunirono insieme. I farisei, pur di abbattere Gesù, sono pronti ad allearsi col diavolo. Si sono alleati prima con gli erodiani, farisei ed erodiani sono nemici e rivali. Gli erodiani sono filo romani, mentre i farisei detestavano i romani. E ora sono pronti ad allearsi persino con i sadducei. C'era una profonda rivalità, inimicizia tra farisei e sadducei. I sadducei dicevano che i farisei erano eretici, ma Gesù è un pericolo per tutti. Allora si mettono insieme. E uno di loro, un dottore della legge. Questa volta non affrontano Gesù così, ma mandano un esperto della legge, che possa mettere in difficoltà Gesù, che infatti lo interrogò per tentarlo, e questo è il verbo adoperato dall'Evangelista. Matteo insiste nel presentare gli scribi, questi zelanti custodi della tradizione, questi zelanti difensori della legge e della dottrina, in realtà l'Evangelista li smaschera e dice che sono strumenti del diavolo, perché pensano soltanto al loro interesse, al prestigio della loro istituzione e del bene degli altri, non gli interessa nulla. Il dottore della legge si rivolge a Gesù, chiamandolo maestro, è la terza volta che appare questo titolo, sempre in bocca ai rivali di Gesù. Nella legge, qual è il grande, cioè il più importante comandamento? La risposta si sapeva. Qual è il comandamento più importante? Il comandamento più importante è quello che anche Dio osserva. E qual è il comandamento che Dio osserva? Il riposo del sabato. Per questo l'osservanza di questo unico comandamento equivaleva all'osservanza di tutta la legge. Mentre la trasgressione di questo solo comandamento equivaleva alla trasgressione di tutta la legge e per questo era prevista la pena di morte. Ebbene, la risposta di Gesù è sconvolgente. Gesù non cita nessun comandamento. Gesù ha preso le distanze dai comandamenti. Anzitutto non parla mai dei tre importantissimi che erano esclusivi di Israele e riguardavano gli obblighi nei confronti del Signore, ma quando ne deve parlare indica soltanto quei doveri verso gli uomini che erano comuni in tutte le culture. Ebbene, alla domanda qual è il più importante, il più grande dei comandamenti, Gesù non cita nessun comandamento, ma dal credo di Israele tira fuori questa affermazione importante dal libro del Deuteronomio, capitolo 6, versetto 5. Amerai il Signore Dio, tuo Dio con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutte. Il testo conteneva l'espressione forze, che indicava i beni, quello che l'uomo possiede, e Gesù lo sostituisce invece con la mente. Con Gesù l'uomo non deve più privarsi dei suoi beni per offrirli al Signore, ma deve accogliere un Signore che si offre all'uomo. Ebbene, afferma Gesù, questo è il grande e il primo comandamento, quindi quello più importante, l'amore a Dio totale. Ma per Gesù l'amore a Dio non è reale se non si traduce in amore per il prossimo. Ed ecco allora che a sorpresa, dal libro del Levitico, tira fuori un precetto, il secondo poi è simile a quello, amerai il tuo prossimo come te stesso. Quindi per Gesù non ci può essere un amore a Dio che poi non si traduca in amore per il prossimo. È importante sottolineare che questo è un insegnamento per la comunità giudaica, non per la comunità di Gesù. Quando Gesù dovrà insegnare e lasciare il suo comandamento, non parlerà di amare il prossimo come uno ama se stesso. Ma Gesù, nel Vangelo di Giovanni, inviterà ad amarsi gli uni gli altri come lui ha amato noi. Quindi non è l'uomo il parametro di quest'amore, ma è l'amore del Signore. E conclude Gesù. Da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti, la legge e i profeti, le due parti della Bibbia. Quindi tutta la Bibbia si riassume e si concretizza in questo aspetto, l'amore a Dio che si traduce in amore per gli altri. Non si segnala nessuna risposta, perché adesso sarà la volta da parte di Gesù di contrattare con un crescendo di violenza tutte queste istituzioni con la serie di Ahi a voi, scribi e farisei ipocriti.